Buongiorno a tutti. Allora, avevo deciso di non fare questo video, infatti, questo giornale particolare mi guardava da diversi giorni, dalla scrivania, ma poi mi sono detta: non posso, non posso, non posso. Yes, we can. Cosmopolitan, numero di. Ovviamente gennaio, c'è l'oroscopo del 2018. Mettetevi comodi. Allora, io lo so che andrò fuori fuoco tantissimo in questo video, che se no non so come farvi. Scusate, mi spiegate una cosa, perché tre splendide donne dovrebbero mettersi a letto? Aspettate, che le metto a fuoco. Voilà, bravo. Tutte discinte con delle borse. Vabbè, che schifo, la borsa la porti ovunque, poi te la metti nel letto, vabbè. Allora, in copertina c'è Pink. Naturalmente sarà un video, secondo me, più breve del solito, perché è veramente pochissime pagine. C'è Pink, c'è l'oroscopo 2018, ci sono 25 buoni propositi per una beauty revolution. Ci sono delle idee smart per crearti un extra budget e spenderlo in shopping. Decodifica i suoi like su Instagram. Hanno nuovo, nuovo stile. Andiamo a vedere. Allora, Revolution, pubblicità. Pubblicità. Confessioni, vediamo se c'è qualcosa che posso leggere senza che YouTube mi blocchi il video. Dopo, infine, questa la leggo solo perché questo ragazzo si chiama come mio marito, mi ha fatto ridere. Dopo infiniti messaggi lunghi come romanzi, arriva la grande sera. Giovanni viene a cena da me. Civettuola nel mio abitino, il profumo di lasagna in sottofondo, gli faccio fare il giro del mio appartamento, sistemato con tanta cura che meriterebbe un post su Instagram. E io già qui mi fermerei. Lui mi trascina sul divano, ma quando alzo le braccia per lasciare che mi sfili il vestito, sento qualcosa staccarsi dal soffitto sopra di noi e posarsi sulla mia testa, incollandosi ai capelli. È la carta moschicida. Ragazzi, questa è vita vera, è vita vera, ma che ne possiamo sapere noi? No, vabbè, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Allora, il miglior gennaio di sempre, ovviamente, con. Ah, questo mi piace però di Nars. Questo grigio metallizzato di Nars. Queste sono. Vediamo come andiamo. Con queste sobrissime scarpe. Poi cosa c'è? Con. No, vabbè. L'orologio di Gucci con la. Io già ho odiato la felpa, mi dispiace Gabriella, ho odiato quella felpa di Gucci col leone, che è l'oggetto del desiderio questo, l'orologio di Gucci con la. È una tigre o un leone? È una tigre, un leone, non lo so, è una bestia che non vorrebbe stare su un orologio del genere, credetemi. Poi. Come li volete, selvaggi o pettinati? Io direi puliti. Ma questo è un parere mio. C'è anche il. Non abbiamo abbastanza tempo, se no faremo anche il che animale da parti sei? Che è un test di quelli. Perché poi il risultato può essere guardiana delle feste. Accumulatrice di contatti e super scatenata a oltranza, cioè che ti portano via trascinandoti per i capelli ubriaca, perché ormai insomma non sei più in tempo. Pubblicità, pubblicità, che ha fatto Wycon? La Christmas Collection. Wycon, siamo un po' in ritardo, questo è il numero di gennaio, non peraltro, eh.
Allora, che ha fatto? Allora, poi c'è naturalmente la storia di copertina che è di su. Dai, mettimi a fuoco, per favore. La storia di Pink, che a quanto pare credo abbia avuto qualche problema familiare o qualche trauma. Allora, Princess ad alta quota, lo dite a me? Non ho capito perché Princess ad alta quota e poi ci sono delle cose in cui sei svestita, ma io adoro questo vestito di McQueen al centro, questo lungo. Dai, mettilo a fuoco, ti prego. Scusate lo smalto, ma mi sono saltate due unghie, anche da quest'altra mano mi sono saltate due unghie. Le scarpe sono bellissime, queste décolleté sono favolose. Queste. Dai, lo so che vuoi mettere me a fuoco, ma prima o poi vincerò io, sappilo. Catherine, non l'avrai mai vinta. Gioca le tue carte, The Devil. Ecco, il rosso a me piace tanto. Mi piacciono sia i vestiti che la borsa che le scarpe, tranne quelle con. Il tacco quello altissimo, cioè questo grosso, a me il tacco così grosso non piace. Non lo so, mi sembra troppo anni 70, ecco. Splendido questo vestito di rinascimento, questo. Che belle queste cose. No, devo dire la verità che Cosmopolitan trova sempre delle belle cose. Anche la giacca bicolor, ecco, questa io la comprerei, questa giacca bicolor di Gucci io la comprerei. Allora, poi, no, no, a noi ci. Sì, a me piace tantissimo perché fanno gli articoli sulla Revolution del 2018, tipo prenditi più cura di te stessa, bevi 8 bicchieri d'acqua al giorno. Avanguardia purissima proprio. Inizia l'anno più ricca di oltre 340 euro, grazie a 24 idee risparmiose. Aspetta che ve ne leggo alcune nel caso voleste prendere spesa. Prendere spunto volevo dire, scusate, non prendere spesa. Allora, la promozione sul cinema dove risparmi 1,5 euro. I codici sconto per i vestiti cosmetici online, dove puoi risparmiare anche 5 euro. Poi il self-service per la benzina invece del servito. Avanguardia pura, ve l'ho detto. Da Sephora puoi prenotare periodicamente una seduta con un make-up artist di un famoso brand del beauty, da Chanel a Dior, che ti trucca gratuitamente. Risparmi 25 euro. Vuoi fare una magia? Scuoti la bulla e sulle unghie? Ah, sulla manicure. Che strane che sono. Queste con le righe mi piacciono. Queste con le righe mi piacciono, le altre no. Vediamo se così si vede. Ecco. Ragazze, non potevo. Lo so che vado fuori fuoco, lo so che magari non si vede, ma io non potevo non condividere con voi. Così diventi la vera star di ogni festa. Grazie, non ci tengo. 5 step per una conversazione rilassata. Rompi il ghiaccio. Presentati. Avvia un dialogo. Alimentalo. Così ti prenderanno per logorroica. Concludilo. Che significa fai sapere al tuo interlocutore che è stato un piacere parlare con lui, sii sempre gentile ed educata. Cosmopolitan, mi stai sul pezzo proprio, mi stai sempre sul pezzo. 7 idee insolite per giocartela al meglio sul lavoro, lasciamo stare. Siete pronte per l'oroscopo? Allora. Vediamo i colori, vi faccio vedere i colori. Ariete è turchese e toro è ovviamente rosso. Poi gemelli è il mio viola e cancro è questo rosa. Sono dei vestiti molto molto belli.
Leone è bianco e Vergine è un... Oh, aspettate, Vergine è un'acquamarina, guardate che meraviglia che sono questi stivaletti. Bellissime. Scorpione argento e Bilancia è arancione o bronzo. Fermiamoci un attimo su Scorpione. Che cosa ti aspetta? Lo scopriremo solo vivendo. Non prenderti in giro se le previsioni dicono che sarai tra i segni favoriti del 2018. Al contrario, cerca di capire come e quando i pianeti ti tratteranno particolarmente bene, coccolandoti un po'. Così se Giove si aggirerà fino a novembre tra le tue stelle, portandoti fortuna, aiutandoti persino a crescere, Saturno, pianeta severo, ti darà una mano quando dovrai dimostrare lealtà e trasparenza. Eros ed energia al massimo, soprattutto dalla primavera in poi. Attendo l'energia. Che oroscopo di me? Lo posso dire che oroscopo di me? Sagittario e Capricorno. Secondo me, se mettete un fermo immagine si vede. E acquario e pesci. Non sono soddisfatto del mio oroscopo, basta, mi sono risentita. Se lui ti piace, fatti avanti. Che è una cosa che io sono tradizionalista, cioè la donna deve lanciare l'amo. Cioè, non è che ti devi mettere ad ammiccare, però insomma, devi dimostrare un interesse, diciamo così. Però, secondo me, l'uomo deve fare il resto. Io, allora, mettono confusione perché sono bellissimi questi servizi di Cosmo, devo dire la verità, questo è un bel numero. Pieni di oggetti che ci vuole una vita per guardarli tutti, perché sono tutti gioielli. Soprattutto, guardate questo braccialetto. Ed è il 313, bracciale con cristalli multicolore Swarovski, 449 euro, ma io ti do anche i 10 centesimi per il sacchetto. I diari a luci rosse di Cosmo, spero che non vi dispiaccia se ve li lascio in sospeso. Anche perché la mia notte con un calciatore professionista non credo vi possa interessare, perché non credo che il calciatore è professionista in quanto calciatore o è professionista in quanto amante. No, io quelli sugli articoli sul sesso e gli uomini proprio. I tuoi messaggi su WhatsApp che lui non scorderà mai più. Tu eri quello alto e moro o quello basso e bruttino? Cioè, io sfido chiunque a scrivere una cosa del genere. Non è possibile. Ho lasciato gli slip sotto il tuo letto. Ci sarà da ridere quando la tua ragazza li troverà. Vabbè. Per quanto riguarda il fashion, è tutto un solito tripudio di piume. Pelo, pizzo. Oddio santo, non se ne può più di questo pelame. Il gatto dei vicini. C'è un servizio su Londra dove, ecco appunto, The Queen che mi senti, l'altra The Queen, quella che è venuta dopo di me, Rosanna, scherzo. Londra e Leopardato così mi ricordano di te, con tanto affetto naturalmente. Oh, questo è un taglierino di Chanel, vero? No, no. Eppure sembrava un taglierino di Chanel. Poi, vediamo, vediamo. Clutch and jeans, io non so chi è che usa le... Io, siete delle brave persone se riuscite ad utilizzare una clutch, io non ci faccio entrare neanche il cellulare. E poi vediamo la parte beauty, ecco qui. Bling, non ci sono mezze misure, a Capodanno l'imperatore... Ah, giustamente perché questo è il numero di gennaio, però è uscito a dicembre. A Capodanno... Cioè, sono una furbona proprio io. A Capodanno l'imperativo è splendere.
Sì, oh, bellissimo, bellissimo da guardare. Io sembrerei il pupazzo gnacco. Che belle cose. Baci a 24 carati. Il bronzo è un colore che a me, il bronzo e il rame, mi è sempre piaciuto e devo dire che con gli occhi azzurri sta veramente bene. Poi i capelli, per dare volume ai capelli, ma ecco, io invece di star qui a fare questo video stamattina potevo andare dalla parrucchiera. Ma ho cannato miseramente. Vabbè, 25 buone idee beauty da mettere in agenda per il nuovo anno. Bevi molta acqua naturale, tè o caffè verde. Puoi usare tutte le creme del mondo, ma se sei disidratata dentro non servono davvero a nulla. Combatti l'onicofagia a colpi di smalto amarissimo come No More Bite Base and Top Coat Debbie, 3,50 € a un sapore intollerabile. Credetemi, quando ero piccola mangiavo le unghie, le mie figlie mangiano le unghie. Io ho comprato lo smalto amaro in farmacia. A me e alle mie figlie piaceva tantissimo. Quindi, per quanto riguarda Life, si parla di Milano come meta. Ah, a proposito, sarò a Milano. A marzo sarò a Milano, Londra, Berlino, però ci sarò solo un paio di giorni per questioni personali con le bambine, naturalmente, quindi se mi beccate in giro ve le lascio, no, ve le lascio no, però ve le faccio conoscere. Tu quanto ne sai di wellness? Io, non mi vedi? Guardami, io di wellness proprio mi sento proprio una ciacca alla schiena e la sciatica e c'è il tubo della doccia che si è sgranato, infatti qui dietro, non si vedrà mai, mettimi a fuoco ti prego, qui, eccomi, qui dietro c'è il tubo nuovo della doccia che devo cambiare, però mio marito ha detto senza le pinze da sola non ci riuscirai mai, mi ha proprio cassato e allora si è sfilato leggermente e quindi ogni volta che alzo il coso mi taglio. L'altro giorno mi sono tagliata 4 volte per fare la doccia a me e alle gemelle, lavargli i capelli. Vabbè, comunque è finito. Gennaio ormai è andato. Io spero che questo video vi abbia almeno tenuto compagnia. Sì, mettete un pollice in su. Io vado un calo di zuccheri e anche un calo di intelligenza e vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.